Allora, siamo al momento della clip in questa domenica pomeriggio con odori pazzeschi, con Giuseppe Porcelli, Salomi Livasì. Siamo nel cuore del Vibonese. Dove ci troviamo esattamente? Proviamo a Spilling, che è il paese della luce. Fantastico. Quindi Paolo e tutti gli amici carissimi che ci state seguendo in questa clip che deve intervenire proprio necessariamente per farvi vedere che cosa succede di quello di cui stanno parlando i nostri amici in questa domenica pomeriggio come diretta sul Trofeo Cipolla Party. E siamo qui per una cosa molto particolare. La cosa particolare è arrivare a fare una salsiccia. Con la cipolla rossa di Tropea. Giuseppe, questa cosa è veramente eccezionale. Raccontaci un po' innanzitutto come nasce quest'idea, perché poi tu appartieni alla terza generazione di una famiglia che per tradizione ha riportato Sì, questa esperienza. diciamo che Spilling è il paese vibonese per eccellenza per quanto riguarda, oltre all'Anduja, che ha i natali proprio a Spilling, anche dei Salumi in generale. Spilling è il paese proprio dove l'arte salumiera ha avuto il suo apice, almeno nel Vibonese. Quindi noi cosa abbiamo fatto in sostanza questa volta? Noi ci piace inventare, siamo un'azienda giovane, nata circa 7 anni fa, quindi non ci fermiamo solo alle tradizioni, che è quello il punto cardine della nostra azienda. Noi, la tradizione è la base di tutto, però la tradizione insieme anche a un po' di innovazione sempre, non guasta mai. E Questa niente. sperimentazione che vi porta a questo riferimento, qual è? Questo è che noi amiamo molto ricercare i nostri prodotti, ricercare anche profumi e odori nuovi. E Tropea è a 8 km da Spilling, quindi perché non inventare, perché cercare di trovare qualche profumo che si sposi bene con qualche nostro prodotto e che sia anche territorialmente vicino a noi. E quindi abbiamo scelto la cipolla. La cipolla però era un mio vessillo, cercavo sempre il modo di come unirla. Ed è stata sempre una cosa molto difficile perché non riuscivo a trovare la soluzione della cipolla nel modo giusto. Ho scoperto poi andando in giro, Tropea, in giro per Tropea, ho scoperto che c'è questo prodotto qua, che è un prodotto eccezionale ed è un prodotto secco, essiccato. Ecco. Quindi con questo qui è possibile usarlo come spezia Quindi le fondamentalmente. foglie di cipolla si fanno essiccare Quindi la e cipolla diventa, c'è un odore che arriva fantastico, La nonostante sia cipolla essiccata. assolutamente ha un odore sempre inebriante come solito della cipolla. E quindi noi Immagino anche il gusto, intrattenendo ovviamente le stesse deciso, molto qualità. deciso. Quindi noi cosa facciamo? Prendiamo questa cipolla che viene spezzettata, messa nei forni a una temperatura diciamo ideale, quindi fatta essiccare lentamente e arriva il risultato è questo qua. Cosa succede? Che questo prodotto qui non prende molta acqua, quindi non attrae molta acqua nel prodotto nostro, nella salsiccia, e quindi non va ad acidificare, e quindi è possibile Come se fosse un utilizzarlo po' desalato. liofilizzato qua, Ecco, diciamo di sì. disidrato. È una spezia a tutti gli effetti. Ok, una spezia, Quindi perfetto. noi cosa facciamo? Adesso vi faremo una dimostrazione di come viene fatto. Ovviamente lo facciamo per piccole proporzioni, però diciamo fondamentalmente il procedimento è questo qua. Avete già provato ovviamente voi innanzitutto il gusto, questa è una domanda quasi retorica, nel senso prevedo una risposta ovviamente positiva, ma oltre a voi che l'avete composta e state ultimamente elaborando, come la clientela, comunque il consumatore come l'ha apprezzata questa Noi cosa? abbiamo lanciato questo prodotto più o meno un annetto fa, Bene. specialmente su Tropea dove noi abbiamo il nostro store. Ok. Quindi al centro di Tropea c'è il nostro store dove noi abbiamo lanciato questo prodotto, perché ovviamente non basta assaggiarla solo noi. È scontato che per noi è buonissima, diciamo, anche se poi noi siamo molto attenti e molto critici sui nostri prodotti. Abbiamo riscontrato che la clientela, appena l'assaggiavano, perché la devi far La assaggiare curiosità comunque per anche, la curiosità, certo. subito l'acquistava, perché è un prodotto molto sfizioso, unisce due sfiziosità proprio, la salsiccia e la cipolla, quindi oltre che è molto leggera, anche come la cipolla rossa di Tropea, è molto dolce, quindi si sposano proprio veramente bene. Adesso Benissimo, vediamo un po' procediamo.
Come prepari? Allora, quale parte innanzitutto della carne bisogna selezionare, anche se la salsiccia richiede una certa le parti della salsiccia sono, noi utilizziamo quelle che si utilizzavano anticamente. La spalla. La spalla viene utilizzata per le parti più nervose del maiale, certo. E un pochino di grasso che non guasta mai nella salsiccia. Assolutamente. Quindi noi cosa facciamo? Andremo a tagliare la nostra carne, andremo, ecco, queste sono le parti di grasso, insieme a un po' di... È un fantastico colore questa carne. Sì, assolutamente, noi abbiamo anche un piccolo allevamento di maiale nero di Calabria e noi diciamo che prediligiamo utilizzare il nero di Calabria, oltre che perché è calabrese, anche perché le sue qualità, le sue proprietà organolettiche sono molto molto superiori rispetto agli altri maiali. Allevate allo stato brado? Semibrado, sì, utilizziamo lo semibrado. Ecco, quello che è importante fare nella parte, ecco, grazie del sfilettare, cercare di sfilettare nel migliore dei modi queste parti qua, che sono le parti che poi altrimenti ci ritroviamo in mezzo ai denti. Certo. Una volta che hai fatto questa operazione, sì, sto pulendo bene si bene. Mettono tutti ovviamente a essere macinata questa carne. L'insieme avviene nella fase in cui la carne viene tritata oppure è nella fase dell'insaccamento? Allora, noi adesso faremo prima la tritatura della carne, sì. Dopodiché la stenderemo direttamente sul tavolo e ci aggiungeremo il sale e la cipolla. Ah, ok, quindi una composizione. Sì, faremo un'amalgama. Un'amalgama ammassata direttamente, sì, sul tavolo. Benissimo. Ovviamente vi siete regolati anche rispetto alle quantità, a furia di provare anche un po' d'occhio, ovviamente, oppure date una pesatura in particolare. Allora, noi quando facciamo le produzioni normali andiamo sempre a fare una pesatura del prodotto, perché. Okay. Ovviamente il cliente, anche noi, standardizzare quando troviamo la ricetta giusta, quando troviamo le quantità giuste, bisogna un attimino tenerlo, certo, in considerazione. Allora, quindi la carne è pronta, è stata un pochino tolto tutto quello, benissimo, che non andava, e adesso tritiamo qua. Togli, mettiti qua. Ecco qua. Ok. E adesso andiamo a tritare. Allora, andiamo a tritare. Ecco qua. L'impasto, diciamo, la trita è pronta, la stendiamo in modo che poi quando andremo a mettere il sale e la cipolla sia abbastanza omogenea e andremo a inserire sia la cipolla che il sale. Perfetto. E quindi adesso ci aggiungiamo un po' di sale. Il sale non è un segreto, nella salsiccia ce ne va circa il 2,8%, quindi una piccolissima quantità, qui parliamo più o meno di 2 kg, io ne regolerò ad occhio, ma certo, questa è la ricetta base, ecco. Quindi andremo a mettere, ecco qua, e ci siamo, questo è il sale, e poi andremo a mettere la nostra cipolla essiccata, e la cipolla essiccata, ovviamente le quantità sono un segreto, però basta piacimento, dico io. Ecco. Se qualche nostro amico o amica che ci sta seguendo comunque vuole provarlo, prova magari a rintracciare. Sì, sì, ci sono molte aziende che la producono, questa qua. Si trova la cipolla essiccata, ecco, là si può mettere benissimo. Se poi voglio andare sul sicuro. Sul sicuro. Possono fare anche nell'e-commerce, vero? Certo, assolutamente. Noi quello che volevo arrivare, perché non è soltanto lo store, oggi, no, c'è la possibilità anche di comprare online. Noi abbiamo uno store molto molto, diciamo, ben fornito, anche non solo dei prodotti nostri, ma anche dei prodotti tipici nostri calabresi in generale. Ah, ottimo, interessante. Però ovviamente le risposte sono, cioè i nostri ragazzi sono sempre, diciamo, cercano di esaudire tutti i desideri. Puoi dare l'indirizzo del sito? L'indirizzo è www.livasi.com. Perfetto. Allora, ecco, noi abbiamo adesso messo tutti le nostre tre componenti, sì. Andremo a fare in questo modo, questo viene utilizzato prettamente molto per il sale, in modo che il sale possa penetrare un pochino dappertutto. Perché poi anche la tecnica è importante. Assolutamente, quella è la base, diciamo, noi il nostro know-how è dato dai nostri nonni, noi, esatto, abbiamo iniziato in questo modo. Allora, noi con l'allevamento, con la macellazione dei maiali abbiamo iniziato, i bambini iniziano così a spingere. Prima
si tolgono le cotiche dal grasso. Quindi la prima volta che tu ti metti a macellare, torna ai 10 anni. Devi imparare a fare col sellino che non taglia molto bene, ti danno la possibilità di tagliare le cotiche. Poi il secondo passaggio è girare la macchinetta per il rinsacco e poi successivamente piano piano inizi a impastare, a fare dire. Ecco. È una vera scuola. Assolutamente. Assolutamente. Arrivati a questo punto noi adesso inizieremo a girarla come se stessimo impastando il pane. Esatto. Uniremo quindi anche tutta la carne, prenderà un colore diverso anche perché il grasso si amalgamerà con la carne. Inizia infatti a diventare un po' più chiaro, sì, un po' più composto. Chiaro per questo motivo. Emerge bene poi questa presenza di cipolla dal colore. Sì. Adesso un po' nero, però arriverà ad essere un po' violaceo perché acquisterà. E quindi ritorna perché sì, prende un po' di nuovo. Acquisterà un po' di acqua della carne per. E quindi sì. Andrà a ravvivarsi nuovamente con il colore. No, moltissimo, anche certo. Perché poi subentrerà subito l'asciugatura, certo. E la affumicatura, però. Quanto tempo può deve restare? Allora, noi adesso ecco, abbiamo finito perché anche perché è poca la carne. Solitamente si fa una palla in questo modo, sì. Anche nelle grandi proporzioni, e si lascia riposare all'incirca 12 ore. Ok, ecco. In questo modo. Quindi noi la lasceremo 12 ore così, il sale farà il suo lavoro. Inizio a lavorare. E poi successivamente inizieremo con l'insacco, che noi adesso vedremo subito. Ecco, ci spostiamo dall'altra parte del tavolo e andremo a insaccare il nostro prodotto che abbiamo appena realizzato. Quindi adesso abbiamo Giuseppe l'impasto preparato da mettere in questa macchina. Sì. Che serve per? Questa serve per l'insacco. Ovviamente è cambiato, più non c'è il ragazzino per cucinare, però il procedimento è sempre uguale. Quindi noi la mettiamo bene bene nella macchina. Ecco qua. Questo è il mio budello. È il nostro budello esclusivamente naturale. Si nota da quello artificiale. Assolutamente. Anche questo è un assolutamente, e non è facile, non è facile, specialmente con i guanti. E andiamo ad insaccare. Alla cipolla rossa di Tropea. Ha un colore anche particolare. Allora, il colore bianco, come esatto. Tu vedi, è dalle due condizioni. Il grasso che noi utilizziamo e anche perché non utilizziamo salsa di peperoni o coloranti, sì. Quindi il colore naturale. Poi andremo a vedere successivamente, adesso quando finiremo tutte le fasi della lavorazione, il prodotto finale che avrà un colore diverso da questo. Quanto tempo poi ha bisogno di stagionatura? Allora, la stagionatura della salsiccia non è molto lunga, ci vogliono sempre comunque sia intorno ai 40 giorni per avere un prodotto fatto come si deve. Ecco qua, le nostre salsicce. Siamo passati dal laboratorio in questa stanza, che succede? Allora, questo è il cuore pulsante della nostra azienda. Qui noi abbiamo una affumicatura, asciugatura naturale. Okay. Questo perché noi affumichiamo, abbiamo le tevole sopra, quindi la possibilità che il fumo fuoriesca. Nel frattempo abbiamo anche una finestra. Che c'è uno spettacolare panorama. Questa finestra è una finestra fondamentale per noi, perché questa finestra si affaccia
verso Tropea, perché subito dopo il paesino di Pretirol, dietro subito troviamo Tropea, ma di fronte abbiamo anche lo Stromboli. Quindi siamo esposti a nord. Ispirazione, innanzitutto. Sì, pittoresca potremmo dire anche. Successivamente accendiamo il nostro fuoco. Ferdinando a prepararlo. Abbiamo creato anche un po' l'atmosfera. Assolutamente così. Adesso vediamo un po' di fiamma. Vediamo come avviene. Quello che noi utilizziamo per accendere il fuoco sono tutte legna naturali, legna certificate, sono legne di ulivo, di quercia, di acacia, che sono i legni che sono i migliori per poter essere per poter affumicare. Quella che abbiamo messo sopra è una puntina di alloro. Infatti stavo per chiederti, questo odore anche si sente nonostante sia sì, ormai secca? È una puntina di alloro che serve a dare un tocco, una fragranza. La particolarità di questo metodo di affumicazione è che proprio le tegole ci garantiscono una non permeabilità a sito del prodotto, quindi quei 5-6 giorni che ci servono ad asciugare il prodotto, sì, ce lo può garantire anche il fumo che proprio perché abbiamo le tegole, quindi riscalda l'ambiente, dà un certo tipo di umidità, una umidità ragionevole, specialmente nelle giornate come oggi, che aiutano ad asciugare il prodotto. Questo, diciamo, è il segreto che ci hanno insegnato i nonni. Un segreto fatto di tanti elementi naturali, la carne, il budello, la lavorazione, il tipo, anche addirittura la legna, anche l'ambiente. Sì. E non è un sapere che si può trasferire così, che un'industria può riprodurre. L'industria è irripetibile. È irripetibile perché qui c'è lo studio anche delle giornate, non esatto, solo della materia prima, del legno, del periodo in cui si deve tagliare il legno, ma qui c'è anche lo studio del tempo, devi essere un po' un meteorologo del salume, perché devi tenere costantemente l'umidità a un certo tipo di umidità, la temperatura costante dell'ambiente. Chi compra il nostro prodotto compra innanzitutto la storia, il territorio, la salubrità, compra un gusto che è indifferibile rispetto a quello che può essere la grande distribuzione, siamo per anche la grande industria, però se il consumatore ritornasse a selezionare anche nella sua scelta, questo genere di prodotto sarebbe migliore. Io penso che oggi, grazie per sfortuna di quelle che sono insomma tante malattie che succedono purtroppo per il consumo sbagliato di prodotti sbagliati, si sta ritornando sulla qualità, sui prodotti genuini, e questo secondo me è proprio come dicevamo prima un fattore sia che allunga la vita ma anche migliora la vita quotidiana ed è fondamentale. Noi ci spostiamo, sì, ci affumichiamo insieme alle salsicce perché poi dobbiamo salutare per riprendere il collegamento e vogliamo dare un'occhiata un istante a una delle vostre peculiarità. Assolutamente. Ok, ci spostiamo e siamo in un'altra zona importante. Sì. E la nostra azienda, dietro questa porta c'è tutto il mondo. Sì, qui c'è lo scrigno, il nostro cavò. Allora, qui dentro noi teniamo tutti i salumi, ma in questo periodo dell'anno teniamo molto il Dugia, perché ci prepariamo all'estate. Dugia, proprio tipico di Spilinga. Eccola qua, che meraviglia. Ci avviciniamo, facciamo anche notare a tutti i nostri amici. Ecco, questo è un vero patrimonio. Questo è il nostro patrimonio. Sì, noi... è una gioielleria, una boutique della Dugia. Noi qui stiamo osservando la nostra Dugia nell'orba, fatta di nero di Calabria, perché questo è un prodotto fatto con il nero di Calabria. Questa da oggi ha una stagionatura di oltre 5 mesi, perché è un prodotto che è stato fatto nel primo periodo di gennaio, è ancora qui con noi, ci terrà compagnia per almeno altri 2 mesi, quindi questa si troverà sulla tavola di chi ne avrà l'opportunità, chi la vorrà assaggiare, si troverà nel periodo di agosto. Quindi è un prodotto ultra stagionato e quindi ultra eccellente, perché il segreto dell'Andugia, dobbiamo sapere, devono sapere anche chi ci ascolta, è la stagionatura. Più si stagiona un prodotto, più si stagiona un salume, e quindi l'Andugia, e più il prodotto è sia di qualità e sia ha un sapore molto molto eccellente, come un buon pecorino, come un buon parmigiano, ecco. Perfetto, allora resta qui Giuseppe. Sì. Leggo amori per i sapori di Calabria e amore anche per la tradizione, amore proprio per tutto quello che questa terra esprime. Complimenti per la vostra non solo giovanissima età,
con tutti questi collaboratori, tuo fratello anche, sì, soprattutto, che poi è il dominus, il no? Tecnico proprio, lui il mago Merlino della situazione, quello che riesce veramente a dare il meglio di quello che è questo, la vostra sperimentazione, quindi complimenti davvero, grazie per quello che ci hai mostrato, grazie soprattutto per il lavoro e l'amore che tenete per la vostra terra e anche per questa novità che abbiamo visto, la salsiccia con la cipolla di Tropea. Un saluto a Paolo Pecoraro, innanzitutto, che ti ha coinvolto e ci ha fatto scoprire questa chicca. Paolo, lui è un genio. È un genio, è un amante della tradizione e della genuinità, quindi ci troviamo molto d'accordo anche per questo motivo e andiamo davvero, ci sta aiutando tanto a farci conoscere anche nel mondo, perché lui è un uomo di mondo, non è... Sempre di più, sei un uomo di mondo, assolutamente, sempre di più, passa parola. Per la vostra tradizione, per questo splendido posto, grazie ancora. Grazie a voi. Continuiamo con il Tropea Cipolla Party 2020. A voi.